Grazie Presidente. Come già anticipato il consigliere De Priamo, la mozione del 16 luglio, ma noi dopo quella data abbiamo fatto ben due sedute di commissione urbanistica, non solo su questa antenna specifica, ma anche su altre in altri due municipi. Quindi in commissione già abbiamo evidenziato quali potevano essere le irregolarità di questa richiesta di autorizzazione pervenuta al PAU e per noi quella è stata l'occasione ovviamente anche di incontrare, di confrontarci con i cittadini che avevano già attivato una loro azione sia nei confronti del municipio che del dipartimento. Infatti già da febbraio nel municipio 14 c'erano state delle commissioni, il consiglio del municipio 14 aveva già approvato all'unanimità un atto. Quindi poco prima della chiusura, diciamo, del lockdown, noi non appena possibile abbiamo convocato le commissioni ed effettivamente è venuto fuori che su quella richiesta di autorizzazione c'erano delle irregolarità. Per cui ovviamente questa mozione, diciamo, risulta un po' superata da tutte le attività che sono state fatte dalla Commissione, perché oltre alle commissioni io stessa ho inviato varie note agli uffici per essere continuamente aggiornata sulla vicenda e so che è praticamente alla firma del direttore Esposito la DD di revoca di questa autorizzazione, proprio perché nel corso delle verifiche richieste in commissione, gli uffici stanno procedendo in tal senso. Dopodiché, una volta revocata quell'autorizzazione, il palo che è già montato, quindi che risulta già posizionato e sul quale dovrebbe essere montata l'antenna, sarà di fatto da considerare un'opera abusiva, per cui il municipio e i vigili interverranno per chiedere che la stessa struttura venga smontata, così come è stata collocata. Detto ciò, quindi io sono abbastanza tranquilla su quello che è stato fatto, nel senso che gli uffici ci hanno subito risposto, hanno dato seguito alle attività di commissione, alle note che abbiamo inviato, però meno tranquilla sono sulle attività successive che l'operatore che ha richiesto questa autorizzazione potrà fare. Quindi è un procedimento che comunque va seguito e monitorato e non solo appunto in questo caso specifico, ma anche per tutte le altre antenne che vengono collocate sul territorio di Roma, perché purtroppo non si è ancora riusciti per alcune ragioni che sono emerse anche in commissione ad elaborare il piano territoriale della localizzazione delle antenne, così come era previsto diciamo, nel regolamento. Quindi ovviamente chiunque è nell'amministrazione, quindi anche gli uffici, così come su questa antenna, come sulle altre, quando non sono rispettati i parametri, deve agire con solerzia per procedere con gli atti appunto di revoca e di annullamento. E noi, grazie proprio al lavoro fatto in commissione sulla base delle segnalazioni degli uffici, in questo caso ci siamo riusciti. Però, ripeto, secondo me bisogna continuare a lavorare, così come ho detto in commissione, anche congiuntamente con la Commissione Ambiente, perché questo regolamento, che è l'unico atto che il Comune dispone per poter gestire queste pratiche, queste situazioni, deve essere in qualche modo rafforzato per dare al Comune una vera possibilità magari di intervenire per bloccare queste installazioni o quantomeno per localizzarle in luoghi che siano più diciamo fattibili, che comunque non incontrino il dissenso da parte dei cittadini. Ecco, quindi sicuramente l'indirizzo noi lo voteremo favorevolmente e quindi anticipo anche il voto, non interverrò dopo, proprio perché ci siamo noi stessi occupati del tema e che sta arrivando a risoluzione, ma credo che questo indirizzo possa anche avere una valenza da parte dell'Aula di senso generale.
per continuare a lavorare nella direzione appunto che dicevo prima. Quindi voteremo favorevolmente, rassicurando tutti che comunque oltre la mozione il lavoro è stato fatto soprattutto per i cittadini e che a breve verrà firmata questa determina. Grazie.